Ok. Perché ci sono dei camini nel suolo? Ma what the heck? Dov'è il senso di tutto ciò? Oh! Eccolo! Stavo dicendo in questo momento di Sant'Axis. Oggi siamo qui, signori. Tantissimo hype per noi. Con la Season 6, a vedere un attimo i cambiamenti nella mappa. Oggi andiamo a vedere solo cambiamenti fisici con questo video. Poi reazione alla pass battaglia la farò domani quando lo scioperò. Comunque sì, ho già visto, abbiamo già, sapete già tutti probabilmente tutto. Ma hey, col mio commentary sarà tutta un'altra cosa. Allora, fino a tutto siamo qua ad Outlake, ovviamente, perché dove altro potevamo cominciare. Poi c'è una cosa che vi farò vedere per ultimo, che non so se metterò nel titolo, perché è assai clickbait come cosa. Però, madonna. Cioè, io non l'ho ancora vista in giro quella roba. L'ho scoperta. Non l'ho ancora vista in giro. Usciranno sicuramente video che faranno vedere, però vabbè. Sì, la metterò nel titolo, sì, sì. Quindi lo saprete già di cosa sto parlando. Allora, evitiamo di morire. Tanto siamo qua, sull'isola volante di Loot Lake, che è bella. Facciamo critiche di design. Standoci sopra è una cosa fantastica. Nella mappa è una schifezza assurda. E da lontano è uno schifo il vortice. Il vortice intorno è veramente fatto con il culo. Cioè, Epic, che cosa mi stai facendo? Andiamoci un attimo a buttare. Cioè, guardate quanto è figo. Però quel vortice, madonna. Cioè, è fatto col culo. Veramente orribile. Poi vabbè, il cubo è incastrato da sotto e gli ha quel tocco di cubo. Cioè, quindi il cubo è andato a finire sotto Wood Lake, si è infilato nell'acqua e niente, poi si è infilato da sotto e ha inondato tutta l'acqua di schifo viola, poi è esploso ed è ritornato da sotto. Vediamo se ha ancora l'effetto. Sì, fuck! 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 Rip Natexis. Sì, direi che ci dà l'effetto. Direi proprio di sì. Allora, dai, già che ci siamo, andiamo a vedere un attimo qua sotto. Non me l'aspettavo questa cosa che manteneva l'effetto, veramente. Non... Sinceramente, non me l'aspettavo. Adesso tiriamo un attimo qua, così ci possiamo andare a infilare qua sotto. Ok. Allora, ci sono un bel po' di cose che voglio andare a vedere, quindi, raga, rapidi rapidi. Voglio vedere se hanno tolto i rift. E poi abbiamo un sacco di spot da vedere, madonna. Prima di tutto il castello a Montagnole, che è veramente una figata quel coso. Io sto look at my shit. Ok, vediamo se riusciamo ad arrivarci tipo così. Guardatelo là quanto è maestoso. È in stile, comunque in stile Haunted Hills come costruzione. Cioè ci sta. Allora facciamo un attimo una bella cosa, tipo così. Sì, però dovevi morire. Allora, poi la mia reazione al pass l'avete vista oggi in live, se c'eravate, se no andate a vedere, se volete vedere la mia reazione proprio così di cattiveria. Allora, tanto chigliamoci già che ci siamo. Ok, perfetto, e andiamo dal castello. Guardate là, madonna, è bello, il studioso è bello. In stile Haunted Hills, ci sta perché così almeno danno persone, verranno anche un po' qua questa zona della mappa. Se già non dura troppo sto video, possiamo andare a farci anche una solo dopo. Oh sì, ma c'è ancora un rift qua. Là ci stanno ancora i rift o no? Cioè, non so se magari ne ho trovato uno così completamente a caso o... Ok, vediamo qua allora, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo quel pompa blu. Qua ci stanno delle tombe a forma di pipistrello, che è a tema con quel battle pass skin, con il pipistrello, le ali del pipistrello che sono veramente bellissime, un P90, ok, figo. Qua abbiamo un'altra statua col pipistrello. Niente di che per ora. Infiliamoci qua sotto. Oh, il trono. Il trono con un cervo sopra. Ok, rip cervo.
Sì, niente di troppo. Sì, comunque è figo, cioè ci sta, è come stile Dante Deals, è un castello tutto stile Dante Deals. Ci sono dei buchi, Madonna santa. Sti buchi, le bestemmie che faranno tirare, già mi immagino. No, devo ancora imparare a buildare scale così. Perché come potete osservare, fuck, non l'ho skillato. Oh, non mi mette la scala sotto però. Vabbè, vediamo, tanto sto facendo ciò solo per andarmi ad uccidere, quindi non è che... Yuhu! Yes! Allora, perché io sto lootando? Cioè, ma che problemi ho? Vabbè. Niente di che, cioè, figa come zona, anche questa qui dall'alto e dalla mappa fa schifo, però quando ci sei dentro è bella, quando prendi sti cubetti invece fa un'animazione fantastica che non ti fica random e diventi tipo un fantasma, che se stai fermo sei... praticamente invisibile, sei 100% invisibile, diciamo. Quando ti muovi invece sei fantasmoso e cliccando col tasto sinistro fai questa bellissima cosa che, siccome questo gioco è bello, cioè non so se è fatto apposta, ti permette di passare attraverso le cose. Oh, voglio entrare dentro l'albero. Ho detto che voglio entrare dentro l'albero. Ok. Guarda, e che mi tira più fuori da qui? Aspetta. Ah, ho ucciso l'albero. Ah, ok, va bene. Ci posso infilare dentro, però posso, cioè, solo mentre sono fantasmoso. Quindi, sì, ci sta. Non puoi sbicciare le armi per sparare a qualcuno da così. Devi per forza premere il tasto destro e tenerlo premuto finché fa tutto il cerchietto e così si disattiva. No, sta cosa che ti tippa tipo così, cioè, ci sta. Perché, come vedete, è un modo anche abbastanza veloce per muoversi. Guarda qua. Posso aprire tipo i lama? Oh sì, posso aprire le cose. Non me l'aspettavo. Vediamo se me lo leva, se fa qualcosa di strano. Oh, ok, no, posso aprire le cose così. Senza preavviso. Si muove in modo molto strano. Ok, stiamo arrivando a Fatal Fields, signori. I campi di grano ci stanno. Figo, voglio farmi un altro di quei cubi. Vabbè, no. Guardate qua, signori. I campi di grano. Sono fighi, ma ricoprono tipo tutto. Cioè, ma se ti ci puoi infilare dentro, qua partono di quelle camperate. Ma di quelle camperate che non ne avete idea. Momento della verità. Se ci puoi infilare dentro al grano? Oddio. Oddio! Oh mio Dio, ma qua dentro ti ci perdi! È un bordello, se fai tipo così. Chi lo sa più dove stai andando? C'era un chest. Wow. Cioè, proprio così me lo stai dicendo. Ma si possono sfasciare tipo? Sì, ti danno pure il legno. Ah, si spaccano proprio. Madonna, si spaccano a chunk enorme. Oh, ma c'è un sacco di loot dentro. Madonna, qua. Quanta gente camperata quando la safe è qua, quanta gente camperata, tanto già lo vedo. Epic Games, siete scemi siete, perché immaginatevi la gente camperata qua dentro, immaginatevela. Cioè, se uno si infila qua con il pompa in mano, e chi lo trova più? E chi lo trova più? Cioè, rendete conto che non ha senso. Oh, una macchina, ma... Ok, andiamo, prendiamo la macchina, che adesso dobbiamo andare, signori, a Wailing Woods. Per vedere l'ultima e la più succosa, direi, novità di cambiamenti sulla mappa, perché lì c'è sta il bunker, lì, madonna, ci stanno parecchie cose fighe, tra questa casa come l'hanno ridotta. Prendiamoci sto lama. Ok. Let's go. Ok, signori, eccoci qua. Tra l'altro qua c'è, sì, qua c'era una delle rune, quindi c'è anche tutta sta zona. Figo gli alberi così, però belli sfasciati. Ok, guardate qua l'oscurità. Potenti. Le rune si sono diventate potenti. Allora, poi so che hanno aggiunto tipo delle case. Ok, sì, sappiamo delle case in giro. Ci stanno le case in giro, prendiamo. Ah no, prendiamo una macchina, non i fantasmini, perché è più veloce la macchina, direi. Allora, tanto qua. Oh, qua già. Aspetta, ma sta casetta c'era già? Oddio, lo sai che non mi ricordo. No, non credo.
Vabbè, comunque. Oh oh oh! Ah, è sotterraneo. Andiamo. Oh, fighi però. Fighi sotterranei, madonna. Ci stanno. Una ragnatela che c'è anche come. Come. Coso. Painting. In questa season. Sì. Buono, buono, una casetta. Sì, saranno tutte case comunque stile Lonely Lodge, perché più o meno siamo in quella zona lì. Ma il bunker. Il bunker, dove cazzo sta il bunker? Il problema è che io l'ho visitato talmente poche volte il bunker che non ho idea di dove Cristo sia, quindi lo cercherò tipo per anni. Ma tanto un'altra casetta, direi niente di speciale, sono casette comunque stile Lonely Lodge. Ci stanno, ci stanno. Cioè, come se della gente si fosse trasferita qui, perché guardate, là c'era la macchina, qua c'è il camioncino lì. Eccolo il bunker. Vediamo, è cambiato qualcosa? Direi di no. Sempre il solito, non si può sfasciare, non è aperto. Dentro, mi sembra come al solito, niente di speciale. Vediamo. Si sfascia, manco per il Cristo si sfascia. Andiamo con metodi ambigui, no, No. Ok, il bunker, quindi mi sa che ah, tutti quei X sul bunker che chissà come diventava. Cioè, madonna, un'altra casetta, bella però questa. Chissà come diventava, invece niente. Niente. Oh, labirinto. Aspettate, ma non era così il labirinto, vero? No, che no, 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 che non era così. Sta roba non è erba. Ma che è erba finta? Erba di legno. What the fuck? Ok. Perché ci sono dei camini nel suolo? Ma what the heck? Dov'è il senso di tutto ciò? Adesso vedevo show una cosa. Una cosa potente, eh. Ma sei tipo, faccio così. Oh! Eccolo! Eccolo, eccolo, eccolo. Non credevo di poterci finire così. Lo dovevo far vedere in modo più tattico. Perché guardate. No, il maintenance sempre dei sorri. Adesso è in visita al Master Registered Office. Ok, un semplice cartello di divieto. Leave. Cambiata completamente questa struttura. Ma signori, guardate un attimo. Se andiamo qua dentro, cioè è stile bunker questa cosa. Guardate qua. Cioè, oltre che, cioè, sta roba. È da Marquez che ci chiama. Aspettate un attimo, rispondiamo a Marquez. Hi. Hi. Scusa, sto a registrare il video. Un video. Senza di me? Sì, sì. Poi te le faccio vedere anche a te queste cose. Allora, quindi, raga, guardate qua sotto. Cioè, il bunker praticamente si è trasferito qua. È un bunker qua sotto, cioè, è un bordello. Vediamo cosa c'è. Cioè, molto bunkeroso. Che è sta roba? Dei pesci! Io sono dei pesci! Dei pesci tipo a Lonely Lodge c'erano questi. Allora, vediamo se c'è qualcosa di assai misterioso. Ok. Niente di che. Tunnel bloccati, quindi sembra che sia ancora in costruzione sta roba. Andiamo qua, ci sono tipo delle stazioni di monitoraggio. Cosa Cristo state monitorando? Oh, i tubi, i famosi tubi, sono a Wailing Woods. Allora, ma andiamo qua dentro. Oh, attenzione. Attenzione, forse abbiamo scoperto che cosa stanno monitorando sti scemi. Eh sì, direi proprio di sì, guardate. Tutte le stazioni di monitoraggio, una... Raga, ma questo è il sotto... È come il bunker, solo che è rovesciato. E c'è un... Cristo di laser. Stanno monitorando le fratture. Ma questo, guardate, è uguale al bunker, solo che ci spunta una palla. Se la sfascio, c'è niente. C'è tipo un controsoffitto. Oh, no, ci sono quasi andato dentro, non volevo, giuro. Guardate, stanno monitorando una frattura. C'è una scatola. Andiamo qua. Niente di che, ma se io se ci vado dentro. Ah, ok, normale frattura. Però me l'ho fatta chiudere, sono scema. Vabbè. Comunque, madonna, raga, che figata. Che figata assurda sto posto. Cioè, stanno monitorando una frattura. Ma quindi se io faccio così, dovrei trovare là.
Vediamo. Sì. Guardate tutte le cose elettrici. Tutti affari per monitorare. Attenzione, stavano monitorando la frattura. Vabbè signori, direi che per questo video abbiamo visto tutto quello che c'era a vedere nella mappa nella season 6. E niente, vi lascio poi a domani al video del reaction della pass battaglia dove lo shoppo. E niente, noi ci rivediamo a un prossimo video. Bella.